siamo a Barcellona per le ultime battute dell'ISIAT, della seconda edizione dell'International Symposium of Intra-Articular Treatment. Tanti temi trattati, l'acido ialuronico è stato al centro di tantissime relazioni e va detto, il dibattito tra alti, bassi, pesi molecolari è sempre molto vivo, perché appunto si cerca di stabilire quale sia quello più adatto a seconda delle varie condizioni. Su questo tema il dottor Andrea Delle Sedie, della reumatologia dell'Università di Pisa, ha tenuto appunto un'interessante relazione e quindi ci facciamo un po' raccontare gli aspetti più significativi. Allora, dottor Delle Sedie, innanzitutto come va usato correttamente l'acido ialuronico? Cominciamo dalle basi. Beh, le basi sono sicuramente che è un prodotto che può essere utilizzato, deve essere utilizzato, ma bisogna essere sicuri che questo prodotto sia messo dove serve, cioè all'interno dell'articolazione. Quindi prima di tutto dobbiamo essere sicuri di questa cosa qua giù, ma dobbiamo anche tener conto che se c'è un'infiammazione, quindi citochine infiammatorie che di fatto tendono, semplificando, a distruggere l'acido ialuronico, non va utilizzato in quel momento lì. Quindi il paziente con un versamento articolare deve essere trattato prima per il versamento. Una volta che questo è risolto, quindi aspirazione, artrocentesi, infiltrazione di steroidi, solo successivamente si può infiltrare l'acido ialuronico. L'altra cosa è appunto essere sicuri di metterlo dove serve, quindi sicuramente meglio se è ecoguidato o comunque guidato da qualche forma di imaging di fatto, o altrimenti utilizzare quegli accessi all'articolazione che sono in grado di garantire una maggior percentuale di riuscita. Per esempio, parlando nel ginocchio, molti studi hanno dimostrato che l'accesso medio patellare laterale garantisce una accuratezza di infiltrazione molto migliore rispetto a quella che si ha con accessi anteriori, per esempio. Passiamo all'altro tema, quello appunto forse più dibattuto. Qual è meglio tra gli alti e i bassi pesi molecolari? Si può fare una classifica? Il concetto di meglio forse è sbagliato, bisognerebbe dire quale è migliore a seconda del paziente, nello stadio di malattia che ha e per quale indicazione. In realtà possiamo dividere gli alti, i medi e i bassi, i medi e gli alti pesi molecolari sostanzialmente in modo binario, ovvero quelli che arrivano prima della tecnologia crosslink e quelli che sono arrivati dopo. Questo perché senza utilizzare la tecnologia crosslink in realtà non possiamo superare un certo peso molecolare, che sono i 3,6 milioni di Dalton. I due grossi gruppi di acidi ialuronici in realtà hanno delle caratteristiche proprie differenti. I bassi pesi molecolari sono quelli che si legano meglio ai recettori per l'acido ialuronico, hanno un'azione migliore per quanto riguarda l'azione antinfiammatoria. Però anche lì è dibattuto, ci sono alcune citochine che sono inibite in realtà allo stesso modo da entrambi i tipi di acido ialuronico. È altrettanto vero però che le proprietà viscoelastiche o reologiche, come si dice, sono migliori per gli alti pesi molecolari e oltretutto l'alto peso molecolare garantisce un tempo di persistenza all'interno dell'articolazione molto più lungo e questo è senz'altro utile. Però non è l'unico effetto che hanno gli acidi ialuronici, perché la durata clinica dell'efficacia è molto superiore a quello che è il tempo di permanenza in articolazione. Quindi ci deve essere appunto un'azione che è non soltanto reologica ma anche antinfiammatoria o probabilmente biologica pure semplice. Ecco, lei qui a Barcellona ha presentato dei dati che ci sono sembrati molto interessanti sull'Ilastan SGL80, quindi un preparato piuttosto recente che mescola insieme alti e bassi pesi molecolari con una concezione ancora diversa rispetto a quella che abbiamo sentito prima. La racconta e ci spiega appunto la sua utilità. Esatto, in realtà è un preparato dell'80% è un alto peso molecolare, il 20% è un basso peso molecolare, sono delle molecole di acido ialuronico che sono inserite in un reticolo, di fatto non è un fluido, non è un liquido, è un gel, e per questo motivo si dice che tende a superare il concetto di peso molecolare. È una nuova molecola, la prima pubblicazione in letteratura risale al 2010 e è stato dimostrato come avesse la stessa efficacia nel ridurre il dolore a livello dell'artrosi del ginocchio rispetto al cortisonico. Assolutamente
negli studi che sono stati fatti sia su follow-up a 26 mesi che poi al ritrattamento per altri successivi 26 mesi di follow-up, in realtà non c'erano differenze rispetto al cortisonico, non c'erano differenze rispetto a quello che era la somministrazione di una singola iniezione piuttosto che due iniezioni ripetute a distanza di 2 settimane. Di fatto la cosa principale di questo prodotto qual è? Non tanto l'efficacia, molti prodotti sono efficaci, ma quello che è importante è che prolunga la sua azione fino a 6 mesi di tempo e soprattutto che ha una singola infiltrazione, e questo è chiaramente un qualcosa che è molto apprezzato dai pazienti, perché invece di fare 3 o 5 infiltrazioni ne fanno una soltanto. Bene, quindi mi sembra di capire che ci sono tanti acidi ialuronici per avere tante risposte differenziate a seconda del tipo di paziente, è così? Assolutamente sì, si tratta sempre di capire qual è l'esatto momento per farlo, di capire di cosa ha bisogno il paziente, senza dimenticare anche quelle che sono le indicazioni di utilizzo. Al momento attuale l'Ilastane SGL80 ha un'indicazione per il trattamento dell'artrosi del ginocchio, anche se ci sono esperienze sull'anca, però al momento questa è la prescrivibilità.